Silenzio in partenza, prego. Mica da gli c'è Corea, c'è la Cina, il Giappone. E si parla di questa, sono qua, invece 5.000 chilometri da percorrere, sono 5 chilometri di viaggio, 45 chilometri. No, beh, però dai, non è neanche... Partono tedeschi con inglesi davanti, Canada e Italia a chiudere, Canada già qualificato per la finale gruppo 1, mentre l'Inghilterra con i suoi 8 punti rimane fuori e accederà direttamente alla finale gruppo 2. Saranno quindi Inghilterra, Germania e Italia a correre in pescare per i due posti con sempre davanti la Germania a fare il ritmo e l'Inghilterra è seconda, controlla la posizione a Blenner. Rinaldi chiude, ora ritorniamo da capo con il primo turno passato, un uomo radicale davanti il tedesco Robert Seiler con l'inglese Jean Zandt, la medaglia d'oro del 500 metri con migliori piedi in Canada. Questa staffetta che ha vinto la medaglia d'oro a Vancouver sulla distanza dei 5.000 metri. Scusate, medaglia d'argento sui 5.000 metri ancora avanti. Guarda l'Inghilterra in questo momento con il giovane Wellborn, viene Sniper. Era questo il campo dei più giovani. Ancora a controllare a Modena in quarta. Controlla in Canada la posizione, l'Inghilterra ritorna ad avanti a tirare, sono 9 e 1 il passaggio al giro per Giomini, il finalista di Torino, perde il passo Giomini e rischia l'uscita della curva di nuovo con Wellborn, e l'Italia con l'occhio conclude questo quartetto 9-1. Il ghiaccio inizia a segnarsi, fanno la traccia più larga, cercano un appoggio più sicuro. L'Inghilterra davanti adesso ha fatto ritmo, c'è stato un intervento della Germania, siamo ancora con Ivi, dopo in seconda posizione si accende, la stiamo dando sotto i 9 secondi al giro, 9.0. Con il passato.
prendendo? Partiamo sopra Marti. Mi chiede il giudice.